cosa sindaca e una rappresentanza. Pronti? Pronti? Via, vai. Partenza, via. Bravi. Eccolo! Eccolo! Noi abbiamo posizionato, arrivano 6 di questi cartelli, questo diciamo nella strada un pochino meno trafficata. Paola Gianotti porta avanti con impegno una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza dei ciclisti. Sì, ormai sono un paio d'anni che porto avanti questa campagna sul rispetto del ciclista sulla strada, che prevede due filoni. Da una parte la sensibilizzazione del ciclista stesso sul cercare di pedalare rispettando il codice della strada, utilizzando un abbigliamento molto visibile e utilizzando le luci davanti e dietro sulla bicicletta. E dall'altra parte, che è la parte più importante, è un discorso di cartellonistica lungo tutte le strade italiane, proprio per il sorpasso ad un minimo di 1,5 metri di distanza del ciclista dell'automobilista rispetto al ciclista. A sentire i commenti della gente, un'altra problematica è quella che molti ciclisti, anche soprattutto non professionisti, tendono a pedalare non in fila indiana ma una fianco all'altra. Sì, proprio per questo c'è un doppio binario, quindi è una sensibilizzazione che va da entrambe le parti, quindi va educato anche il ciclista appunto a pedalare in fila indiana, a rispettare il codice della strada. Il problema è che se un ciclista non rispetta il codice della strada non ammazza nessuno, se un automobilista sta al cellulare, come molto succede spesso, io lo vedo tantissimo sulle strade, oppure si distrae da qualsiasi cosa, supera i limiti di velocità, fa una strage, che questa strage giornaliera, perché in Italia muore un ciclista ogni 35 ore e un pedone, anzi due pedoni al giorno, quindi un pedone ogni 12 ore, proprio sulle nostre strade bellissime in cui è così bello pedalare e camminare. L'obiettivo è quindi coinvolgere più comuni possibili in questa campagna? Sì, l'obiettivo è di coinvolgere più comuni. Abbiamo iniziato a Ceresore Reale, siamo scesi nelle Marche, siamo oggi a Rivarolo Canavese e io il prossimo anno farò nuovamente il Giro d'Italia, un giorno prima dei professionisti, e il mio obiettivo è di mettere 300 cartelli in 300 comuni, anche se penso che aumenteranno, perché già nella zona del Canavese tantissimi comuni hanno accettato mettere il cartello e quindi sicuramente l'idea di invadere l'Italia di cartelli. Inaugurato questa mattina un cartello per sensibilizzare gli automobilisti per la sicurezza dei ciclisti e dei corridori e dei pedoni, non solo un cartello ma saranno ben 6. Ma sicuramente il cartello ha un significato che è quello di far sì che gli automobilisti, vedendo questa insegna, abbiano più rispetto per gli utenti, tra virgolette, deboli che utilizzano la strada. Per deboli utenti intendo non solo i ciclisti, anche coloro che camminano, che passeggiano, le mamme con i passeggini, che frequentano le nostre strade. È un'iniziativa che è partita con Paola Gianotti già 2 anni fa a livello nazionale, che tanti comuni iniziano a seguirla, e anche noi oggi abbiamo voluto, secondo in Canavese, perché quest'estate Ceresole Reale in Canavese è stato il primo comune che ha posizionato questi cartelli, abbiamo voluto anche noi dare un segnale, un significato, un'attenzione particolare a chi frequenta le strade. Troppi sono gli incidenti che vedono recentemente, ma anche in passato, ma continuano a vedere molte persone, utenti deboli della strada, ciclisti e pedoni, che vengono, ahimè, falciati dagli automobilisti per vari motivi. Quindi il chiedere più attenzione da parte degli utenti, tutti noi siamo utenti, quindi anche noi quando ci trasformiamo in automobilisti dobbiamo così avere una maggiore attenzione, lo dico anche a me stesso, a coloro che frequentano la strada. Dove sono posizionati i cartelli? Allora, i cartelli sono posizionati in varie strade di Rivarolo, sulla 460, sulla via Uglianico e questo sulla strada su Corso Vittorio Veneto, che è la strada che unisce la frazione di Argentera con Rivarolo.